Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quando Giorgia Meloni rovesciamo, qual è il difetto di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ove li avesse? Guardi, io ho l'impressione che siamo ritornati a un governo tecnico e questo mi sorprende molto. Perché io mi pongo qui nei panni di un elettore di destra che ha votato la Meloni. Finalmente, governi tecnici, non ne possiamo più, Draghi no, eccetera, eccetera. Governo politico, batterei i pugni, ce l'ha detto, ce l'ha ripetuto, i patrioti, difenderemo l'interesse nazionale, eccetera. Scusate, ma non era l'Europa matrigna che attiva matrigna? Qui mi sa che la matrigna ce l'abbiamo in casa. Giorgia Sallusti. Meloni. E le dico perché. Scusi, Sallusti. Attenzione, cioè, per chiarire a tutti. Addirittura noi abbiamo fatto una manovra di austerity che neppure ci hanno chiesto. Voi dovete sapere che il patto di stabilità e crescita era sospeso ancora sino all'anno prossimo. Se lo sono portato oggi a casa, lo stanno applicando adesso. Sallusti. Se mi permette, Presidente, ma più che un governo tecnico, questo è un governo eletto innanzitutto, cosa che in Italia non succedeva da 12 anni. Si chiama democrazia. Giorgia Meloni è di destra, lei non è di destra, lei Presidente non è di destra, e quindi ovviamente le vostre idee non coincidono. Qual è la differenza? È che la Meloni ha vinto le elezioni. Che non è una cosa secondaria. Ma dopodiché ho detto a me non risulta. Gliel'ho detto io. A me non risulta che non abbia, che abbia intenzione di abolire i sussidi sociali, financo il reddito di cittadinanza, né gli incentivi all'edilizia. Ha un'altra intenzione, che è quella di far calare nel reale questi provvedimenti. Cosa vuol dire nel reale? Renderli compatibili con le finanze e renderli efficienti e renderli etici. No, per cui meno furbi su tutti i fronti. Ci riuscirà? Non lo vedremo, però è un suo diritto, non è che sta facendo qualcosa di strano. Direttore Conte Minzolini, se avessi avuto il coraggio della Meloni, noi saremmo un paese disastrato, non ci saremmo più ripresi per 10 anni. Cioè, voglio dire, se non fossimo intervenuti con coraggio in Europa a cambiare verso, a superare l'austerità, noi il tessuto produttivo sociale italiano non lo salvavamo e non saremmo cresciuti. Adesso, ripeto, abbiamo una premier dell'austerità. Va benissimo, vabbè, è un governo politico eletto, però bastava dircelo in campagna elettorale. Doveva dirlo prima. Minzolini.